Ciao a tutti, sono Very Video Games. Oggi continuiamo con The Sims 4 9 stelle. Come avete visto, c'erano in tanti che mi chiamavano e mi arrivavano pure messaggi dai miei ammiratori. Ok, io volevo andare. Puzzi? Veramente? No, allora andiamo a casa. Cioè, non mi va di puzzare proprio, no. Guardate, sono tutti i camioncini. Ma no, dai, che figata. Ginevra, dove sei? Ah, sei lì. Tutti al lato i camioncini, no? Vabbè, che figata. Qua ci sono i parcheggi. Bello. Ok, direi di andarti a fare immediatamente la doccia. Enzo, ecco, canta sotto la doccia, almeno ti eserciti. Ok, raggiunto il livello 5 di canto. Ginevra può cantare canzoni jazz con il pianoforte. Ok, va bene. Ok, direi di fare una storia. In bagno. Ok, quindi adesso per il lavoro controlla le audizioni aperte. Allora, questo è lo spot pubblicitario a schiuma salata. Però l'abbiamo già fatto. Però qua ci vuole il livello di chitarra 2. Non lo so. È solo che cambiamo, se no è sempre uguale. Quindi dobbiamo raggiungere il livello di chitarra 2. E allora dobbiamo uscire. Ma sei a posto qua? Sì. Ok, direi di uscire e di andare a esercitarci un po' con la chitarra, perché noi non ce l'abbiamo. Allora. Ok, allora esercitiamoci con la chitarra, allora. Finché arriviamo all'abilità 2. Comunque non penso manchi tanto, perché vedo che... Ok, grazie, grazie, grazie. Ecco, Ginevra ha raggiunto livello di chitarra 2. Ok, ok. Cavoli, è mezzanotte. A volte mi prende la voglia di stare lontano dalle strade e di cincordarmi di verde. Che ne diresti se andassimo al parco? Il problema è che io ho le mie cose da fare. Inizia lunedì. Ah, ok, quindi posso stare qua, va bene. E se venissi tu qua? Scusa, Summer, ma non posso per adesso. Ah, c'è di nuovo quella celebrità. Imbarazzata, perché? Insicurezza musicale, vabbè. Non ti preoccupare. Direi di cantare, forse a cantare ti senti più a tuo agio. Figura di serie B. Dustin Rock. Ovviamente non mi cagano perché c'è quello là. Io faccio più per esercitarmi in canto comunque. Ah, quindi questo è il modo in cui si comportano. Quindi questo qui sendo la destrezza sociale per rapportarsi con altre celebrità. Ginevra potesse ingiamitici con sim più famosi per suaderli a transitare rapidamente alla conoscenza. Dalla conoscenza all'amicizia. Talento di Ginevra nel crearsi una rete di contatti ipica, inoltre che qualsiasi socializzazione con conoscenti celebri le frutterà fama, mentre la socializzazione con celebrità di livello superiore gliene frutterà ancora di più. Vabbè, basta che non diventi una stronza, ok? Ok, dormi. Dormi, dormi, dormi. Usa, te lava le mani, poi esercitati nella recitazione. Questo sarebbe da lavare, che già puzze. Poi devi mangiare. Apri.
E magno. Ok. Poi domani alle ore 9, va bene. Quindi oggi si torna presto perché poi. Sei Ginevra, non ci credo, sei proprio tu. Mi hai rallegrato la giornata, ciao. Va bene. Beh, comunque è bello leggere questi messaggi, dai. Ma non puoi entrare, scusa. Aspetta, metto qua e gli dico che c'è da mangiare. Chiama a tavolo, ecco, perfetto, così mangia. Beh, ciociarate. No, vabbè. La celebrità sta suonando la chitarra. Guarda, si sta divertendo, no, vabbè. Ok, che ora devi andare? Alle 9. Io ti farei alzare, ti farei mangiare, perché se no non ce la facciamo. La posta di oggi è stata consegnata. 440 Simelon. No, invece di chattare, pagami le bollette prima che ce lo scordiamo. Pagare bollette, andiamo. Ok, perfetto. Andiamo, 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 andiamo a lavorare. Ok, audizione superata. Il direttore del casting stabilito l'orario di inizio della ripresa e vai subito a dormire in modo di arrivare puntuale. Inizia martedì alle 12. Sviluppa la tua abilità di chitarra, sviluppa la tua abilità di carisma. E chat, tanto ormai abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Unisciti, ovviamente. Se no gioco perché cosa abbiamo comprato a fare. Non potete vestire la coniglietta anche a me? Allora, fatti pettinare e truccare. Aspetta, mi esercito nella recitazione prima. Complimentati con un sim sul set. Beh, dopo lui. Non mi far di nuovo bionda, però mi fai sempre bionda. Sempre bionda? No, cambia. Madonna mia, cosa mi spruzza in faccia. Non gli piace. Beh, in effetti, non mi piace neanche a me. Lui trucca così, con la bomboletta. Ok, vediamo i capelli come li fa. Mettiti il costume, ok, mettiamoci il costume. Ok, vediamo. Oh, dog! Non gli piace. Questo è molto meglio. Wow! Che figata! Dì al regista che sei disponibile. Aspetta, stop al tempo! Allora, diciamo al regista che siamo disponibili. Regista! Dov'è? Dov'è? Dov'è il regista? Qua, qua, qua. Dì al regista che sei disponibile. Ok. Don't veppi?
Ok, allora, interpreta scena. Ok, allora aspetta, stoppiamo. Interpreta una scena chitarristica, interpreta una scena prodotto. Fammo in modo rischioso, vediamo. Ok, vediamo cosa fa. Si è migliorata pure con la chitarra. Ok, adesso interpreta una scena di canto oppure interpreta la scena della dimostrazione prodotto. Mostra il prodotto in modo sicuro, facciamo. Ok. Noi. Madonna mia, che ansia, poverina. Shoopty proud. Wiffaloid a prody? Yibs, eh? Yibs. Prody sablonks? Yibsity. Yibs, prody at the yibs. Ok. Sushi. Allora, interpreta una scena di Kand. Quindi devo andare qua. Canta sicuro. Non vorrei fare brutte figuracce, ok? Yap, Ma è troppo forte. E cavoli, se sei migliorata. Si è migliorata, cavoli, di tanto. Ok, posto. Magna pizza, va. Il lavoro finisce alle 16:40. Non finiva alle 8, forse perché avevo fatto tutto. Allora, Ginevra ha ottenuto livello argento. Ok, rimaniamo nell'8 perché dobbiamo mangiare la pizza. Promossa portavoce commerciale. Ginevra è stata promossa portavoce commerciale. Nuove edizioni sono ora disponibili. Ok, ora vediamo le nuove edizioni. Ok, allora. Farmaci preclinici, che l'abbiamo già fatto. Io voglio provare cose nuove. Ferramenta Vladislaus, oppure cerca di interpreti in grado di trasmettere un'aria disdegnosa del tipo sono meglio di come mi vedete pur apparendo tormentati e allo stremo. Crescere racconta storie non del tutto inventate sulla famiglia. La famiglia sta passando un brutto periodo, ma i vicini non devono assolutamente saperlo. Ah, mi attira. Tra ilare, problema a casa un altro, i nostri beniamini trovano anche tempo di ficcare il naso negli affari dei Waffle. I loro vicini in questa stagione. La famiglia affronta il problema di un matrimonio assolutamente. No, questo mi intriga veramente, voglio questo. Praticamente sarebbe una serie, penso. Io direi di finire qua. Vediamo la prossima audizione come andrà. E niente. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Scrivetemi sotto nei commenti qualche consiglio, qualcosa che vi viene in mente che possiamo fare. E niente. Ciao ciao.